Rendere la qualità di vita delle persone portatrici di stomia soddisfacente, con questo intento si è svolto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, presieduto da Giovanni D'Ippolito, un incontro sul tema gestione integrata delle stomie intestinali realizzato assieme al NURSIND e ai medici e al personale sanitario dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Sant'Elia. Ma l'importanza credo che sia fondamentale, prima di tutto perché comincia a fissare dei paletti sulle cosiddette, diciamo, gestioni integrate del paziente. Noi ormai viviamo in simbiosi anche col personale infermieristico e quindi col personale infermieristico che è specializzato nel trattamento delle stomie intestinali, di cui purtroppo il numero va sempre in aumento e quindi la necessità di fornire un adeguato supporto anche nel post-operatorio, quindi nella gestione familiare. E anche per questo noi auspichiamo che venga istituito un ambulatorio adeguato, e di questo l'AISTOM se ne è sempre fatta carico, e confidiamo anche nella sensibilità del nostro commissario straordinario, che già si è dimostrata sensibile nel trattare i temi dell'ASP. Speriamo, anzi siamo sicuri, che si farà parte attiva nell'istituzione di questo ambulatorio. Dalle tecniche chirurgiche al ruolo dello psicologo, al ruolo del medico di medicina generale e dello stomaterapista, questi alcuni degli aspetti trattati. I pazienti stomizzati hanno necessità di avere un professionista preparato, ben addestrato, a dare le informazioni giuste, a seguire la persona stomizzata dopo che è avvenuto l'intervento chirurgico e quindi gli è stata posizionata una stomia. Per lui è fondamentale, per la persona stomizzata è fondamentale avere i giusti accorgimenti e avere, diciamo, la persona che sia esperta nel settore in modo tale che tramandi o insegni tutte le tecniche, tutte le modalità di gestione dell'essere stomizzati. È fondamentale comunque per far sì che queste persone vengano seguite in modo adeguato dallo stomaterapista, che ci sia un ambulatorio dedicato per persone stomizzate. Quindi la necessità, oltre a seguirli nell'ambito ospedaliero, nel post-operatorio, è fondamentale poi seguirli nei follow-up, nei controlli seriati in un ambulatorio dedicato per persone stomizzate. Ambulatorio che ancora oggi purtroppo a Caltanissetta manca. Presente all'incontro anche Deborah Bennardo, presidente dell'AISTOM, che ha voluto testimoniare ai presenti la sua esperienza di persona stomizzata. Gli infermieri sono vicinissimi al paziente stomizzato e quindi devono sapere come gestire la situazione, come muoversi. Purtroppo gli stomizzati siamo sempre di più, quindi non è raro trovare in reparto una persona con una stomia ed devono capire che gestirla è fondamentale per il paziente, perché ne vale della vita, per avere una vita normale, un proseguo della vita normale.